E adesso entriamo nello spogliatoio della Nuova di Francia, da dove ogni domenica arrivano i selfie della squadra. Ecco, seguimi, siamo qui con la Nuova di Francia, che... L'omaggio a Stefania, il saluto a Stefania della Nuova di Francia, dagli spogliatori della Marchese di Francia è tutto. Pantaleone Leto per S1 TV, a voi studio. Terza categoria, girone E, sedicesima giornata a Santa Caterina, è uno scontro importante tra Nuova di Francia e Cortale, finisce 1-1, una partita molto tattica, l'ho definita in telecronaca, molto combattuta, che il Santa Caterina, la squadra di Santa Caterina, Nuova di Francia, è riuscita a sbloccare con un bel tiro di Pietrafresa con la complicità del portiere al 32esimo, poi il pareggio nel finale del Cortale. Ne parliamo con mister Iorfida. Mister, avete praticamente chiuso bene il Cortale, la capolista del girone, e siete andato vicino alla grande impresa a fermare il percorso netto di questa squadra. Fin qui 14 risultati utili consecutivi, questo è il quindicesimo. Sì, sì, sapevamo che incontravamo una squadra forte, la classifica lo dimostra. Noi abbiamo cercato di sopperire ad alcune lacune tecniche con la grinta e la determinazione. Ci eravamo quasi riusciti e direi che è un peccato prendere gol alla fine, anche se loro non hanno rubato niente, però dispiace aver preso gol quasi alla fine della partita, anche se noi potevamo raddoppiare, abbiamo avuto un'occasione con Pietrafresa che poteva chiudere la partita, peccato. Direi che tra andata e ritorno abbiamo preso gol sia all'andata che al ritorno col Cortale negli ultimi minuti, e questo dispiace. Imbattuti appunto col Cortale, sia l'andata che il ritorno, il pareggio, oggi un buon pareggio, giusto dal mio modo di vedere, che comunque lascia la Nuova di Francia in corsa per conquistare questo posto nei play-off. Sì, noi dobbiamo continuare su questa strada, perché non dobbiamo stare in terza posizione per non avere 10 punti di distacco tra la seconda e la terza. Noi, il nostro obiettivo all'inizio del campionato sicuramente era di disputare un campionato di transizione, perché veniamo da un anno che non si è iscritta la squadra, e quindi abbiamo iscritto proprio all'ultimo minuto. Gli ultimi giorni abbiamo iscritto la squadra, dobbiamo ringraziare i nostri dirigenti, dal presidente Leucci al vicepresidente Pilato, al direttore sportivo Renda, al dirigente Fazzalaro, che con la loro abnegazione e serietà stiamo portando avanti un progetto che speriamo dura nel tempo. Ecco, noi adesso ci troviamo in questa posizione, sicuramente all'inizio non erano questi gli obiettivi, ma adesso che ci siamo vogliamo continuare e speriamo che riusciremo a conquistare i playoff, che per noi sarebbe un ottimo risultato. Ai nostri microfoni Simonetta Daniele, siamo andati a prenderlo sotto la doccia per questa intervista. Abbiamo visto una buona partita, molto tattica, dicevo, alla fine spuntata con due tiri, chiusa con due tiri dalla distanza, uno di Pietrafresa, l'altra di Serratore Antonio. Per voi un buon punto che vi fa mantenere la seconda posizione? Certo, vabbè, sicuramente la partita ce l'aspettavamo che sarebbe stata molto difficile, anche perché giustamente noi primi in classifica, loro terzi, in casa loro, quindi sicuramente era una partita difficile. Abbiamo sofferto perché siamo andati sotto, però per fortuna siamo riusciti a pareggiare, come ha detto lei, quantomeno non ci siamo allontanati troppo dalla vetta della classifica, sperando poi nei turni che saranno più favorevoli a noi per recuperare qualcosa. Certo, mancano 5 giornate alla fine del campionato, la vostra, come dire, lotta è con il Vena per conquistare la vittoria finale ed evitare poi gli eventuali play-off. Sì, sì, la nostra lotta, come ha detto lei, è col Vena di Maida. Purtroppo abbiamo più rammarico per lo scontro diretto con loro del ritorno, che abbiamo pareggiato per 2-2, quando onestamente meritavamo di più.
avessimo vinto là probabilmente staremmo parlando di tutt'altra cosa, però fa lo stesso, noi continueremo fino alla fine e proviamo a vincerle tutte. Se le vincono tutte anche loro vuol dire che saranno stati più bravi di noi, se no festeggeremo noi. Poi vedremo se ci saranno playoff o meno, visto anche le distanze che ci sono in classifica tra noi e la terza. E ai nostri microfoni il vicepresidente della Nuova di Francia, Pilato. Signor Pilato, soddisfatto per questa gara della sua squadra? Sì, diciamo che è stata una bella prestazione di tutte le due squadre. Incontravamo la capolista che era una squadra compatta, molto forte. Diciamo che potevamo anche vincere, però ci sta bene anche il risultato. Io vorrei ringraziare Soverato 1 per la disponibilità, ringrazio tutti le persone che sono venute da fuori e ringrazio anche la società del Cortale per l'ospitalità all'andata, come ci ha trattato e anche qui in casa nostra. Io ringrazio tutti.